A Giulianova il maltempo dei giorni scorsi e le forti mareggiate hanno nuovamente trasportato e scaricato tronchi, legname di ogni genere, anche plastica. Condizione che costringerà la Giulianova Patrimonio ad operare un'imponente raccolta differenziata, con costi elevati che ricadranno nelle casse del comune costiero. Diversi quintali di rifiuti scaricati su tutto il litorale giugliese, in particolare sulla zona sud. Lo spiaggiato è diventato un problema annoso e su cui il comune, ma soprattutto gli operatori balneari, chiedono aiuto alla Regione Abruzzo. Sì, un problema annoso che colpisce le nostre spiagge e le nostre coste. E stiamo cercando di risolverlo, sicuramente con il nuovo bando che il Comune di Giulianova metterà poi in atto a partire dal 2022. Questo problema in gran parte verrà ovviamente risolto. Per il momento stiamo cercando di fare il possibile, siamo in contatto anche con l'inceneritore di Vasto, con il quale probabilmente riusciremo a trovare un accordo e quindi a non gravare sulla collettività per quanto riguarda il costo dello smaltimento. La cosa che bisogna fare nell'immediato è quello di iniziare a fare la differenziata, si rischia che lo spiaggiato vada a finire sotto la sabbia. Sì, stiamo lavorando per creare due centri di raccolta in maniera tale da poter quindi poi avviare allo smaltimento attraverso una trituratura del legname e quindi poi questo diventa materiale utile per l'inceneritore. Chi paga poi queste spese? Se interviene l'inceneritore, diciamo che non ci sono aggravi per la collettività, diversamente, se no, quelli sono tutti materiali che purtroppo hanno un costo per lo smaltimento e che cadranno sulla collettività. Purtroppo il problema è annoso, deriva dalla pulizia dei fiumi, dovrebbero intervenire tutti i comuni che comunque lo producono lungo il percorso del fiume, in realtà non è così, ce lo accogliamo da sempre noi.